Come state? Ben ritrovati, un saluto a tutti, mi raccomando scatenatevi con i commenti, iscrivetevi, lasciate un bel like, insomma partecipate. Il Milan stasera scende in campo, parliamo di mercato Milan con quello che a noi risulta essere il vero obiettivo per l'attacco degli ultimissimi giorni di mercato. Ricordiamo che il mercato chiuderà venerdì e manca davvero poco. Venerdì, quando tra l'altro poi il Milan 45 minuti dopo giocherà contro la Roma. Milan che da quello che ci risulta proverà a fare un altro tentativo per Mehdi Taremi. 31 anni, iraniano, extracomunitario, ma sapete che con la svolta sugli inglesi che sono comunitari fini calcistici, Milan ha un altro slot da occupare, visto che l'Loftus-Cheek viene considerato comunitario. Contratto di un anno e per questo Milan non vuole spendere troppo. Il Porto era partito da 30, è sceso a 25, ora pare che possa scendere anche intorno a una ventina di milioni di euro. Il Milan ha necessità di incassare, di risparmiare dagli esuberi, ma la vera richiesta di Pioli, il vero tentativo del Milan per l'attacco, come priorità verrà fatto per Mehdi Taremi. Se si capirà che non ci sarà margine, si andrà magari su Ekitike piuttosto che altri profili, magari con la formula del prestito, ma il Milan vuole acquistare Mehdi Taremi e da quello che risulta Furlani, in caso di apertura del club portoghese, sarebbe pronto anche a partire fisicamente per poi tornare con Taremi, operazione di mercato che potrebbe realizzarsi per forza di cose la prossima settimana perché poi il mercato chiude. Giocatore di esperienza che nei piani del Milan diventerebbe il Giroud nei prossimi anni, quindi quel giocatore di esperienza usato sicuro in attesa poi di mettere un giovane più 9. Che ne pensate di questo possibile attacco con Giroud barra Taremi? Per me è un grande sì, ma ditemelo qui sotto. Commentate, iscrivetevi e lasciate un like. A presto per altri aggiornamenti.